E adesso passiamo a una cosa un po' più concreta, ecco, al Marcello Moroni, regionale della proprietà unica. Io sono Moroni Marcello, architetto libero professionista, nominato nel comparto che ci è per chi dedicato a proprietà amica tra le referenti regionale Veneto. Leggo perché sono tornato a 40 anni fa. È da 40 anni che non presento un esame e quindi mi so preparare, però preferisco seguire una traccia piuttosto di sparare qualche stupidata. E quindi questi anni passati nel progetto COEM è stato come percorrere il cammino di Santiago. Ti prepari guardando il tuo obiettivo da raggiungere e fiducioso parti con molta forza e vigore. Ma strada facendo ti accorgi che le fatiche si fanno sentire ed anche i momenti di abbattimento. A volte ti viene voglia di mollare, ma dopo pensi al traguardo che avevi guardato all'inizio e ti ricarichi per un ulteriore sforzo. Nella vita nasciamo soli, ma nel cammino cresciamo, incontriamo persone che ci diventeranno amiche, nemiche, complici, amori giusti, amori sbagliati, ma ognuna di quelle persone che ci ha insegnato e ci ha lasciato qualcosa. Siamo unici, ma insieme siamo un'immensità di esperienze. Prendiamo questa immensità e mettiamola al servizio delle persone che più ne hanno bisogno. Tutto è possibile quando c'è la volontà sorretta da un gruppo di persone uniche. Crediamo che la voglia di cambiare, di impegnarci per realizzare al meglio un obiettivo, siano stati d'animo radicati e profondi. Sappiamo che non sarà facile, ma credo che noi abbiamo la stoffa delle persone che possono e vogliono cambiare questo mondo per renderlo un mondo migliore. Perché ci sia, che se ci si crede e ci si mette il cuore, si può superare tutto, anche quello che può sembrare impossibile. Adesso è arrivata l'ora di metterci la faccia, pronti a mettere in campo il nostro valore, a fare quel salto nel burrone di un centimetro che da tempo ci viene richiesto, continuando serenamente e semplicemente come abbiamo fatto fino ad oggi con etica, altruismo, riservatezza e soprattutto nel nome di una buona comunicazione ponendoci al servizio. Nel 2007 in America inizia la crisi dei mutui deteriorati, le famiglie perdono il lavoro e non hanno più le capacità reddituali per pagare le rate. Settembre-ottobre del 2008 scompaiono le banche d'affari più note, o per dichiarata bancarotta, invocando l'articolo 11, o perché diventano banche normali. Tutti gli indici borsistici mondiali flettono in maniera consistente, arrivando mediamente sui livelli della fine del XX secolo. Alla crisi dei mutui subprime ha fatto seguito la decisione di alcune banche di congelare le quote dei propri fondi di investimento, sospendendone la compravendita per impedirne il deprezzamento. In altri casi i creditori hanno dichiarato le loro insolvenze e vi sono stati casi di fallimento che hanno portato ad un calo dei titoli di borsa generalizzato nei vari settori. Gli osservatori della crisi,
hanno evocato precise responsabilità. Molti hanno sottolineato le pratiche predatorie dei prestatori subprime e la mancanza di un'effettiva supervisione da parte delle autorità governative. Altri hanno accusato i mediatori creditizi di avere indirizzato i debitori verso prestiti che non potevano soddisfare. Hanno accusato i periti di aver gonfiato artificialmente le valutazioni degli immobili e hanno tacciato gli investitori di Wall Street di avere scommesso su titoli che incorporavano mutui subprime senza aver verificato l'effettiva solvibilità dei prestiti sottostanti. Senza dubbio il ruolo delle banche è stato centrale nell'estensione della crisi a livello globale. Il mutuo è un'opportunità di investimento che offre in generale un buon profilo rischio-rendimento per chi presta denaro, poiché ha rendimenti medio-alti. Spesso non è soggetto a rischi legati ai tassi di interesse né al rapporto di cambio che sono trasferiti direttamente al cliente. Il subprime è garantito da un'ipoteca su un bene, la casa, che è immobile, e non può essere sottratto ai creditori. Nonostante queste garanzie legali e del mercato, parte del sistema bancario è esposta a perdite, svalutazioni di asset e al rischio di fallimento. I debitori sono stati naturalmente criticati per aver contratto mutui pur ben consci di non poterli soddisfare. Al momento della forte crescita dei mutui, tuttavia, tassi di interesse ai minimi storici e stabilmente bassi da alcuni anni lasciavano pensare che fossero convenienti mutui a tasso variabile. I contratti stessi non prevedevano espressamente un interesse massimo applicabile, mutuo variabile con capo o tetto. Molti rapporti della crisi evidenziano pure il ruolo della caduta dei prezzi degli immobili iniziato nel 2005. Mentre i prezzi degli immobili crescevano dal 2000 al 2005, i debitori che avevano difficoltà nell'adempiere ai pagamenti potevano sempre vendere le loro case oppure accedere più facilmente a nuovi finanziamenti. Ma come i prezzi si sono raffreddati in molte parti della nazione americana, questa strategia non si è più resa possibile per i mutuatari subprime. In Italia, se negli USA e in Inghilterra il castello è crollato nel 2007, in Italia non c'è mai stata una crisi dei mutui subprime in senso stretto. Di questo va dato atto alle banche. Il settore ha però subito una contrazione senza precedenti nel periodo che va dal 2012 al 2014, con le erogazioni crollate di oltre il 50% rispetto ai picchi del 2006 e del 2007. Dopodiché è risorto con un nuovo modello di business, i tempi delle perizie allegre, gonfiate al fine di erogare un importo tale da aiutare il mutuatario ad acquistare la casa e ad avere anche la liquidità necessaria per un ulteriore intervento di ristrutturazione. Questo appartiene ormai al passato, così come anche l'istruttoria, ovvero la valutazione del merito creditizio del cliente che è diventata più articolata. La crisi edilizia ha coinvolto tutti i comparti. La perdita dei posti di lavoro nell'edilizia cascata ha comportato la crisi di tutti i settori legati. Migliaia di piccoli artigiani hanno chiuso, migliaia di posti di lavoro si sono persi. Conseguenza di tutto ciò, molte famiglie hanno perso la capacità di rimborsare le rate dei mutui. C'è chi ha perso il lavoro e chi si è indebitato, chi ha ridotto i consumi, oppure per paura di spendere evita addirittura di entrare nei negozi. Queste situazioni si vivono in famiglia o colpiscono la cerchia dei propri amici e si teme
di cadere nelle stesse condizioni. Basta guardarsi intorno per coglierne gli indirizzi. In molte famiglie qualcuno ha perso il lavoro oppure è stato messo in cassa integrazione o in mobilità. Più di 4 italiani su 10 nell'ultimo periodo hanno ridotto i propri consumi. La banca, dopo 7 rate non pagate, anche non consecutivamente, può chiedere la rescissione del contratto di mutuo, richiedere il pagamento dell'intero capitale residuo, dei relativi interessi, degli interessi di mora, delle spese. Può farlo avendo un'ipoteca sull'immobile che spesso è pari all'una una volta e mezzo, più spesso due volte del valore del mutuo. Valore del mutuo 100.000 euro, ipoteca 200.000. La banca può mandare direttamente un atto di precetto e qui inizia il calvario. Viene nominato un tecnico che valuta l'immobile. Le attuali valutazioni sono molto spesso inferiori al capitale residuo del mutuo, soprattutto per quei mutui erogati negli anni del boom delle vendite. Alcune banche, ad esempio Unicredit e Intesa San Paolo, hanno istituito un proprio settore immobiliare, vendendo direttamente gli immobili gravati dai loro mutui, facendo concorrenza alle agenzie immobiliari presenti sul territorio. Le aste immobiliari possono essere fallimentari a seguito di fallimento di un'azienda o giudiziali promosse dalle banche nei confronti dei privati debitori di rate di mutui non pagati. Le conseguenze delle aste, il mercato attuale delle aste ha dimostrato che, salvo rari casi, gli immobili vengono assegnati dopo la quarta o quinta asta, con ribassi del valore immobiliare oltre il 50%. Una domanda che uno si pone, visto che questo è il calvario, se la banca si accontenta dell'importo ricavato dell'asta. Sì. Se la quota del capitale del mutuo residuo è inferiore all'importo ricavato dall'asta. No. Se la quota capitale del mutuo residuo è superiore all'importo ricavato in asta. Esempio, un mutuo complessivo di quota capitali, mora, eccetera, di 100.000 euro, va all'asta, viene venduto a 50.000 euro come ricavo, la banca non rinuncia alla differenza, cioè 100.000 meno 50.000, restano 50.000 da pagare. I 50.000 verranno richiesti ai mutuatari, di norma, ignorando il quinto dello stipendio o il quinto della pensione. Quale intervento propone il nostro CFP dedicato, proprietario? L'applicazione della legge 3 del 2012, legge sul sovraindebitamento. Grazie alla legge 3 è possibile pianificare, posticipare, rateizzare o ridurre notevolmente i debiti presso quelli dell'Agenzia delle Entrate, o come si chiama adesso. Cambia il nome, l'ente è quello. In una prima fase ci si può rivolgere a tutte quelle persone sovraindebitate, a coloro che si trovano in una situazione economica critica dovuta allo squilibrio tra i pagamenti da effettuare e le entrate mensili, a chi è impossibilitato a far fronte ai propri impegni pregressi pur avendo un reddito, anche se minimo, o un patrimonio immobiliare, a coloro che sono già stati segnalati in banche dati, CRIF, eccetera, e che stanno subendo azioni esecutive come il pignoramento dell'abitazione, dello stipendio, della pensione, eccetera. I benefici immediati possono essere quelli della sospensione di tutte le azioni esecutive e delle procedure di recupero intraprese
è divieto l'inizio di nuove, la sospensione di un anno del pagamento delle rate di mutui in moratoria. Grazie alla legge 3 si può trovare la soluzione del sovraindebitamento dei privati, delle famiglie e delle piccole imprese. È infatti possibile andare a pianificare, posticipare, rateizzare o addirittura annullare le posizioni debitorie, anche quelle apparentemente meno gestibili come quelle con il fisco, avvalendosi di una procedura giudiziaria chiara ed efficace che libererà per sempre il soggetto dal marchio di cattivo pagatore. Alla conclusione del percorso, che dura alcuni anni, si potrà richiedere la procedura di esdebitazione, che comporta la cancellazione dalle banche dati del proprio nome. In una seconda fase si potrebbe richiedere al giudice l'acquisizione dell'immobile tramite uno sponsor legato al nostro comparto dedicato. Dobbiamo ancora trovarlo, ma non importa. Acquisizione al valore di perizia, ribassato del 25%, in asta il prezzo si abbatte anche del 50% chiaramente. Un contratto di riscatto, un'altra soluzione, tra lo sponsor e la famiglia che ha aderito alla legge 3 del 2012. Durata massima contratto di 10 anni, come la legge, o nel caso di capacità reddituale, durata pari alla durata del piano approvato per la legge 3. Il prezzo mensile pattuito sarà considerato versamento per acconto prezzo di acquisto. Tutte le tasse nazionali, regionali, provinciali e comunali saranno a carico del soggetto futuro acquirente. Il riacquisto dell'abitazione dovrà avvenire ad un prezzo pari al valore dell'acquisto della procedura più gli interessi etici. Alla fine del percorso, il cliente esdebitato potrà riaccedere un mutuo sul restante importo. Ciò può essere possibile perché la procedura di esdebitazione riabilita il debitore, il quale viene cancellato dalle varie banche dati. E torno a vergine. Un'altra fase è un contratto di affitto calmierato, come da legge, per quei soggetti che non hanno l'opportunità di avere una capacità reddituale che possa loro dare l'opportunità di pagare. Sia la procedura di sovraindebitamento, sia il contratto di riscatto per il riacquisto. Altra fase sono soggetti anziani senza eredi e potrebbe esserci la possibilità di rimanere in uso dell'abitazione con una formula dell'usufrutto che, a seconda del valore commerciale rivalutato dell'immobile e dell'età dell'usufruttuario, potrà essere gratuito o minimamente oneroso. E allo studio, tra gli aderenti del comparto CFP dedicato, proprietà amica, la valutazione della possibilità di percorrere strade che portino al raggiungimento di obiettivi che siano in linea con i principi di altruismo caratterizzanti il progetto e che vedano le persone non trovarsi più in una situazione di schiavitù per poter ritrovare una vita più serena. Attraverso le competenze di professionisti del settore immobiliare ci si occuperà di segnalare situazioni più o meno complesse che interessino proprietà immobiliari, abitazioni e terreni, eseguendone la mappatura su tutto il territorio nazionale, valutando possibili situazioni che presentino delle criticità di vario genere, cercando di individuare possibili soluzioni che possano migliorare la criticità rilevata. Occorrerà periziare gli immobili e i terreni attraverso perizie asseverate
al fine di individuarne i valori complessivi che potrebbero concorrere alla strutturazione di un potenziale fondo sociale immobiliare di investimento. Il comparto CFP dedicato, proprietà amiche, collaborerà in sinergia non solo con tutti i CFP dedicati che possono gravitare attorno al mondo immobiliare, ma anche con quei comparti dove sono presenti operatori del settore edilizio, oltre chiaramente ai CFP classici, che rappresentano il cuore pulsante dell'intero progetto e dove vengono individuati i possibili fruitori del servizio. Carlo Donacaten, uno dei miei mentori, usava ripetere una frase che ora faccio mia: le idee viaggiano con le gambe degli uomini. Ed in questo momento noi abbiamo bisogno di gambe per poter coprire l'intero territorio nazionale ed essere antenne ricetrasmittenti facenti parte di una vera squadra. A conclusione di questa nostra presentazione del comparto, dobbiamo comunicarvi che noi, a differenza del nostro primo capitano Maurizio, abbiamo la cosiddetta bacchetta magica. La inconsegna il nostro referente nazionale Antonio Fusaro, che ha provveduto a riporla in cassaforte. Ora l'unico interrogativo che dobbiamo risolvere è quello legato alla memoria di Antonio, che a quanto pare ha dimenticato i codici alfanumerici per poter aprire questa benedetta cassaforte. Tecnica, noi come comparto ci siamo divisi determinati compiti rispetto alla professione che svolgiamo. Tutta la parte tecnica sulla legge 3 è quella derivata dal referente regionale della Lombardia, che è Venezia. Tutto l'insieme di questa articolata relazione è frutto parte delle discussioni del mio CLEM e dei miei PO di Morgano 3, ormai diventati vice segretari regionali, l'avvocato è diventato il mio vice referente regionale, e quindi le discussioni che sono state fatte nei salotti da CFP, nell'ultimo salotto da CFP classico, le abbiamo riportate, più tutta la sinergia derivata dai vari, dalle varie contrapposizioni e discussioni avute in relazione al rapporto tra noi, Veneto e il nazionale che ci ha consigliato, e anche qualche altra persona esterna che ci ha indirizzato in questa relazione generale, aperta, logicamente siamo in fase di studio, aperta a qualsiasi altro tipo di organizzazione sul bene immobile. Basta, non dico altro. L'email che abbiamo scritto lì è soltanto quella mia, ancora quella del, visto che ancora non mi hanno assegnato l'email regionale, e comunque se me la segnavano ancora non potevate impostare altro. No, vedo che rispetto prima, no, ma prima fuori, io sono il primo che fa domanda che dago. Sono contento perché rispettate. Parlare con la domanda. Abbiamo un po' di
cosa migliore ho capito sul quello che state creando. Quello che vorrei capire chi state cercando per collaborare, perché loro hanno spiegato cosa cercano, capire da te di chi hai bisogno. Da me hanno bisogno, le operazioni sono prettamente immobiliari, quindi liberi professionisti per gli incarichi possibili, quindi le perizie separate le può fare soltanto un libero professionista, e quindi questo che poi siano calmierate nella fase di parcella è un altro discorso che è chiaro e lampante, se no non farissimo parte del frame o del progetto, diciamo. E quindi dai geometri, ingegneri, architetti, però le figure che possono far parte del comparto possono essere anche gli artigiani o le varie figure che lavorano nell'edilizia, perché in contrapposizione a questo ci sono anche queste figure, come ci sono figure, chiaramente ricerchiamo le caratteristiche maggiori perché il comparto è delicato, e quindi dovremmo trovare anche persone tipo agenti immobiliari, ma agenti immobiliari con patentino, non certo. Poi tutti possono concorrere a questo. Dopo vige, credo, la regola per tutti, che comunque la volontà delle persone esula dalla laurea. È chiaro che si pretenderà la laurea come ragionamento se andiamo a piantare una bandierina come referente provinciale, chiaramente. Che dopo il salotto provinciale abbia persone di valore non laureate, non credo. L'idraulico pure lì. Sì, vabbè, ma l'idraulico è comunque un valore, è comunque un aiuto, perché stiamo parlando del settore immobiliare in generale. Che dopo tutto sia focalizzato sul discorso, chiamiamolo strettamente finanziario, per risolvere casi particolari, questo è chiaro che ci voglia più competenza o esperienza, perché l'esperienza viaggia in collaborazione con chi ha, tra virgolette, diciamo, la laurea, tanto per... Siete dello stesso argomento, adesso non so, mi sono perso un pezzettino, ma non so se l'hai detto, so che ci sono anche dei corsi che si possono fare. Si possono cercare nelle province e nelle regioni attraverso le agenzie veterinari che sono pagati dalla comunità europea, che sono dei corsi appunto per poter fare il corso per prendere questo patentino in Italia. Quindi potrebbe essere una cosa, cercate anche magari dei giovani che possono entrare nel comparto, magari approfittando anche di questi fondi, aiutarli a cercare questi fondi per poter fargli avere il patentino senza appunto dispendio, perché ci sono questi fondi, sarebbe forse carino aiutare anche i giovani a entrare, sì, in questo mondo. Quella problematica è abbastanza complessa. Abbastanza complessa, perché i fondi comunitari non li danno a te, li danno all'ente che a cui partecipa. La finale di questo è comunque che il patentino è l'ultima, diciamo, parola, è l'esame, tanto per capirci, viene fatto in Camera di Commercio, perché è l'unica che è titolata a farti l'esame e a rilasciare il patentino. Che ci sia un indirizzo, singolarmente, che un giovane possa far parte di questo, è una cosa individuale, perché noi come comparto non possiamo farlo, perché no, aiutare a verificare con le agenzie veterinarie chi offre questo tipo di corsi ai giovani,
pubblica che lo dovete fare voi, ma siccome ci sono queste agenzie, hanno detto che non è che tutte le agenzie veterinarie li hanno o non li hanno, ma capire sul territorio chi ha questa possibilità. Questa è un'informativa per vedere, per indirizzare un giovane, non è che io ti stavo rispondendo e pensavo una cosa: non posso neanche immaginare di predisporre un'agenzia, di fare un CEP, dico una monata. Non sto parlando di sostituirvi a... No, 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 ma neanche di conglobarlo, perché è una struttura talmente grande dove ci vuole una scuola, è una scuola che deve essere certificata. Esatto, ma infatti di sostituirlo e di conglobarlo, è solo aiutare i giovani che vogliono approcciarsi al vostro comparto, aiutarli a dire guardate che forse ci sono dei corsi gratuiti della comunità europea, e aiutarli anche voi magari a individuare l'informazione di questo tipo è una questione che è chiara che viene fatta, perché se trovi l'agente immobiliare col patentino, boh, ce l'hai. Trovi l'architetto, ce l'hai, trovi il geometra, trovi l'ingegnere. Se in quella zona, dico una stupidaggine, non trovi nessuna di quelle caratteristiche, come agente immobiliare, è chiaro che cercherai di vedere qual è la società che può permetterti di indirizzare una persona a che arrivi. Oppure, rivolto la domanda, come noi ci proponiamo per creare un servizio, i CFP classici, in questo caso, ci faranno la domanda, ho questa casa che sta cadendo, cosa devo fare? Faccio l'esempio cretino. Ho un ragazzo che vorrebbe, e allora io mi attivo, vorrebbe, non sa dove andare, vorrebbe essere seguito per arrivare a questo. Ma questa è una collaborazione che è logico, e quindi io posso già sapere dove indirizzare. Dai classici voglio sapere chi è interessato. Magari si rivolge anche direttamente a voi. Sì, sì, no, ma hai capito? È doppia la cosa, cioè io non ho quel problema di indirizzo, io devo sapere. Abbiamo parlato della legge 3 di sovraindebitamento. Io presumo che ci siano tanti di noi con qualche problemino, però io non ho nessuna documentazione che dice io ho sto problema qua, cosa devo fare. Anche se ancora stiamo piantando solo bandierine nelle varie province e stiamo costruendo la rete, però non so a che livello possiamo avere. Presumo, sentendo 2 anni e mezzo di vita nei CLEM, chiaramente sai, conosci, anche se uno non ti ha fatto la domanda in carta bollata di sta roba. C'è una prima fase che è costruire la squadra. Siamo tornati, i CFP dedicati sono tornati a 2 anni e mezzo fa, o 3 per te. Mi manco. Sono nato nel 2015, novembre, quindi a maggio. Da quel momento lì c'era un salotto, poi 10, poi 20 e dopo il resto. E noi siamo a quel livello lì. Siamo partiti, proprietà amica a 6 regionali, in provincia, nella regione Veneto stiamo cercando, forse ce n'è uno presente in sala che ho invitato e non sa cosa gli devo offrire, però me lo tengo per me, lo contatterò più tardi. L'ho invitato come amico, ma non sono stato tanto etico. Ho già un provinciale a Padova e adesso stanno partendo le varie, come tutti quanti,
le varie ricerche di provinciali a Belluno, a Venezia. A Venezia sono il 3 di luglio con l'altra, probabilmente il 3 di luglio leggo metà perché ho cominciato a imparare e via, questa è la storia. È la storia che va per tutti i dedicati, non per il mio. Prima pianti le bandierine, quando riesci a ricoprire tutte le regioni metti un punto a tuo vantaggio, quando ricopri ogni provincia della regione è un altro punto, quando cominci ad avere, non dico tutti i comuni, non ho qua pretesa, coperti, vai, mi fermo, con calma, e allora a quel punto lì puoi cominciare a fare la mappatura, cioè hai una mappatura territoriale e vai a fare la mappatura delle esigenze o dei disastri. Altre domande? Basta perché tutto c'è sempre il solito, lo sapevo già, se mi avrei detto prima. Io ne ho 10, però te ne faccio un altro gioco. Ok, va bene, allora, grazie.